tutti e bentornati sul mio canale. Mi trovo sull'altopiano di Rascino, che si trova nella provincia di Rieti, anche se una parte dall'altro lato dovrebbe essere provincia dell'Aquila, comunque sia tra l'Abruzzo e il Lazio. Vorrei visitare due laghetti, il lago di Rascino ed il lago di Cornino. Ho parcheggiato la macchina lì. C'è un agriturismo, però mi sembra chiuso. E cosa dire, non c'è nessuno. Per arrivare qui non ho incontrato neanche una macchina. Allora, qui arrivo ad un piccolo rifugio. Credo sia un rifugio, vediamo. Un luogo incantato, incantato e incontaminato. Io credo che qui ci vengano pochissime persone. Il sentiero non è segnato, si intuisce dal passaggio di trattori. Primo laghetto, lago di Rascino. Questi segni per terra di pneumatici, se non ci fossero questi segni non sarebbe facile capire dove passare. Il sentiero non è ufficialmente segnato, ma ci sono questi punti, non so se con la GoPro si vedono, dove passano, guardate il panorama. Ok, lago di Rascino, eccolo qua. Allora, il lago di Cornino si trova dietro quelle colline. Mi sono un po' alzato, guardate il lago da qui. Allora, ho intercettato il sentiero, è completamente ricoperto dalla vegetazione, è sparito. Vabbè, un po' si vede. Andiamo, dai. Mi porta all'attraversamento di questo recinto spinato. Ok. Purtroppo il sentiero, come vi dicevo, a volte non si vede. È ricoperto. In tutti i modi, adesso sto salendo di quota, vado in cima a quella montagna e
Vediamo. Che peccato che la maggior parte delle persone visiti solo parchi e luoghi conosciuti. Guardate qui, è incredibile. Vabbè che non è per tutti. Posto insidioso, selvaggio, non prende né il telefonino né la radio, pieno di insetti. Non è per tutti, via. Ma a me così piace. Ma guardate gli insetti, incredibile, qua ti si mangiano. Vediamo dove sono uscito. Ah, wow, eccolo, lago di Cornino, il secondo lago di oggi. Lascio il lago di Cornino alle spalle e adesso torno indietro sullo stesso sentiero fino al lago di Rascino. Guardate là in mezzo, c'è un piccolo casolare ormai ricoperto dalla vegetazione, guardate, è quasi sparito. Ma che sentiero pieno di fiori! Wow! C'è un profumo incredibile! Sono risceso da quella collina e adesso costeggio di nuovo questo lato del recinto. Di qua è libero, di là è recintato. Uscito dal sentiero che potete vedere segnato dai pneumatici, adesso carrereccia, faccio il giro intorno al lago di Rascino fino alla macchina che si trova lì. Vediamo qua cosa. Allora, lago di Rascino, da dove vengo io. Ok, agriturismo, vediamo. Wow, antrodogo di qua, rocca di fondi, va bene. Ok, lì in fondo c'è la macchina. Vorrei farvi vedere qui negli altipiani del Cigolano, più precisamente nell'altopiano di Rascino, questo splendido posto.
È un rifugio, credo ristorante, ma è meraviglioso. Guardate, qui dove si possono mettere le bici. Non entro perché è chiuso e non è proprietà privata, diciamo, non è corretto, ma guardatelo da fuori. L'escursione negli altipiani del Cicolano, più precisamente nell'altopiano di Rascino, termina qui. Una zona ancora incontaminata, meravigliosa, pulita, selvaggia, proprio come piacciono a me. Spero tantissimo che l'escursione vi sia piaciuta. Il lago di Rascino, il lago di Cornino, due laghetti meravigliosi. Ok, torno a casa. Vi dico che da qui fino a casa dovrò percorrere una strada di montagna che in alcuni punti, se hai un pick up, è meglio. Ok, io vi saluto, vi ringrazio di nuovo, spero che il video vi sia piaciuto e vi do appuntamento alla prossima avventura.